Una vera e propria opera d'arte, quella realizzata da Anna Rita Luzzi. Da sempre appassionata di filatelia, Anna Rita ha rivestito una vecchia Vespa con ben 3.000 francobolli, un capolavoro che ha lasciato tutti senza parole. Mi chiamo Anna Rita, faccio la cuoca, gestisco un piccolo ristorante a Tivoli, a Piazza del Duomo, un posto meraviglioso. È una passione, io da ragazzina che raccolgo francobolli. È iniziata una sorta di corsa, ho cominciato a foderare scarpe, vassoi, ciotoline, addirittura delle sfere natalizie. Ho fatto un albero di Natale completamente ricoperto con 7.000 francobolli. E quindi la passione è questa. Poi il fatto della Vespa è che volevamo fare insieme a mio figlio, ma che gli facciamo a tua sorella una cosa un po' speciale. Lei era affascinata dalla Vespa. Ho detto, ma perché non gli regaliamo questa Vespa foderata di francobolli? E infatti ho cominciato, ci ho messo mesi per farla perché comunque ci è voluto del tempo, tante notti. Ho usato 3.000 francobolli, poi ci sono anche francobolli importanti, non so, 30 centesimi, 5 lire. Chiunque è venuto qui al locale, qui a mangiare, diciamo, tutti quanti si sono fatti la foto. Dopo aver lavorato per anni al rivestimento di altri piccoli oggetti, colei che potremmo definire un artista a tutti gli effetti, ha voluto cimentarsi in un'opera ben più sorprendente, sostenendo di trarre da questo lavoro un vero e proprio beneficio personale. Però per me è una gioia, per me io quando faccio queste cose mi sento realizzata, mi sento importante, mi sento, vorrei che lo facessero tutti. Soddisfatta del suo lavoro e dell'opera realizzata, oggi Anna Rita pensa ancora più in grande. Adesso è in programma una cosa un po' più così storica, lo stesso, vorrei foderare una 500. Sarà un lavoro, un grosso lavoro, perché ci vorranno mesi e mesi per farla, però ci voglio riuscire. Sempre con l'aiuto di mio figlio, naturalmente, che è lui che smonta, rimonta. Però la farò, se Dio vuole la farò. Una particolare forma di collezionismo, quella di Anna Rita, che restituisce in questi complicatissimi e colorati puzzle una nuova vita ai francobolli, vere e proprie opere d'arte che, grazie alla sua passione, non finiranno più solo su lettere e cartoline.